Scientini e Filippo Scicchitano sono due degli interpreti di Adacciate le cinture. Allora, innanzitutto volevo sapere come è nato il vostro incontro con Ferzan Ma Özpetek. stavamo per strada, ci ha detto volete fare questo film. No, mi ha chiamato, noi ci eravamo già conosciuti su Minevaganti, dove ho fatto un piccolissimo ruolo, ma era stato molto bello lavorare con lui. Mi ha chiamato, mi ha voluto raccontare il film. Io mi sono messa a piangere di fronte a lui come una fessa, ma perché mi sono commossa. E gli dicevo: questo film è bellissimo. E lui mi ha detto: ti andrebbe? E ho detto: assolutamente sì. No, io in maniera molto classica ho fatto un provino insieme a Francesco Arca, ci cioè ho fatto un provino assieme e 20 giorni dopo, 20 giorni dopo ci ha scelto entrambi e da lì è partita l'avventura Ferzan Özpetek. Mi sono trovato benissimo e lo ringrazio molto per l'opportunità che mi ha dato. Anche se ti ha messo a dura prova fisicamente, se non Beh, vabbè, sbaglio. ma facciamo l'attore, quindi voglio dire, cioè, nel senso. Fa parte del gioco. Ma sì, ma poi ce ne fossero di sfide così, no? Quando ti ha detto che avresti dovuto interpretare un ruolo di un omosessuale, come ti sei preparato all'idea, come hai reagito? Ma non mi spaventava tanto questo aspetto, avendo fatto prima già un ruolo omosessuale, seppur diverso. Mi spaventava un po' il cambiamento che c'era dopo 14 anni, ti confesso. Però poi tutto sommato tutto è filato così. Abbiamo fatto una dieta di 10, ho perso 10 kg. E devo dire che perdendo quei 10 kg, istintivamente il mio corpo si muove in modo differente, quindi anche questo è stato molto sorprendente. Nel film ci sono due personaggi che si innamorano tra di loro che sono molto diversi. Questo personaggio ha una storia anche con te, questo possiamo Sì, dirlo. praticamente io presento questa persona a Esatto, una mia amica. esatto. E anche tu ti innamori di una persona che comunque è molto distante da te. Volevo sapere voi che idea vi siete fatti. Secondo voi quello che parte, l'attrazione che parte iniziale per una persona completamente diversa da voi, può essere veramente amore sincero oppure più legato all'istinto, più legato a una passione controllabile? Io tutte le volte che mi sono innamorata davvero nella vita, a prima impressione, quella persona lì non la sopportavo. È sempre così. All'inizio dico no, questo veramente aiuto, levatemelo, e poi aiuto, sono innamorata. Ci si può innamorare di chiunque perché l'amore è fatto di chimica, di odore, di sguardo, di pensieri, parole, ma tu ti puoi innamorare anche della persona più improbabile del mondo. Io dico sempre, ci si potrebbe, spero mai, ma ci si potrebbe innamorare addirittura di un terrorista e poi cercare di farsela passare, però l'amore è incontrollabile. Ma io mi sono innamorato poche volte, diciamo, cioè, anche in età abbastanza matura ancora, quindi. Ma che dire, l'amore sì, è imprevedibile. Non lo so, non vorrei essere troppo retorico perché poi si rischia di cadere nella retorica quando si parla dell'amore. È un rischio però che vale la pena correre, ecco, così, te la butto. Però secondo te è possibile che due persone così diverse non solo abbiano una storia, ma poi rimangano insieme per Possibilissimo, così quello tanto sì. tempo? Sì, Certo. E come si fa possibilissimo. secondo voi? I rapporti sono una cosa molto complicata perché l'amore è un fatto, la relazione è un altro fatto e la relazione è un lavoro perché l'amore dopo un po' si trasforma in qualcos'altro e bisogna essere lucidi, riscegliersi, essere onesti, rilanciare, non abbandonare tutto quando senti che scricchiola, perché le cose tanto prima o poi scriccioleranno, perché è statistica e quindi bisogna trovare un modo per cambiare all'interno della stessa cosa e riscegliersi. Non sempre ci si riesce, ma perché bisogna essere in due a fare questo lavoro.